riferita all'articolo 1. Avverto che la Commissione ha presentato una nuova formulazione, il subemendamento 0.2014.600, che è in distribuzione. Passiamo quindi all'emendamento Invernizzi 1.5. Se non vi sono interventi per dichiarazione di voto, lo pongo in votazione col parere contrario della relatrice per la maggioranza e del Governo. Onorevole Ciauchi. Prego. Sì, allora Presidente, no, solo per un attimo fare il punto rispetto ovviamente al complesso degli emendamenti, quello che è il tentativo insomma, della maggioranza, cercando anche di guardare a quello che è la necessità di tenere insieme da una parte i diritti di chi è nato in Italia e quindi lo ius soli temperato, i diritti di chi è arrivato in Italia sotto i 12 anni, lo ius culturae, e ovviamente la necessità di far sì che anche coloro che al momento dell'approvazione della legge, della nuova legge, avranno più di 20 anni, di avere la possibilità di vedersi riconosciuto quello che è il diritto legato allo ius culturae, perché ovviamente abbiamo trovato assolutamente ingiusto negare a tutti loro la possibilità di poter rivendicare e ovviamente poi vedersi eventualmente accettata la richiesta di potersi e finalmente essere riconosciuti come cittadini italiani, avendo comunque in qualche modo temperato quelle che sono le condizioni già previste per i minorenni. E noi riteniamo, insomma, come verrà poi illustrato Presidente, che per la fattispecie delle persone appunto che potranno usufruire della norma transitoria sia in qualche modo comprensibile e legittimo un'ulteriore verifica rispetto a quello che la loro permanenza sul suolo italiano e quelli che sono ovviamente le verifiche anche dal punto di vista della sicurezza nazionale. Rispetto a questo è molto importante che da una parte ci sia ovviamente la nostra attenzione giusta al tema delle verifiche e delle garanzie necessarie, ma dall'altra è chiaro che da parte dello Stato, da parte del Ministero degli Interni, sarà molto importante l'ottemperare, soprattutto per quello che riguarda la questione della tempistica, ma anche per quello che riguarda un'omogeneità nel giudizio rispetto alle eventuali verifiche che dovranno essere fatte. È molto importante che in questo quadro ci sia un'attenzione appunto alla tutela di coloro che avranno diritto a beneficiare di questa norma transitoria, che ricordiamo avrà una finestra di tempo limitata, e d'altra parte che giustamente per le strutture dello Stato ci siano i tempi necessari per una valida ricognizione, una valida verifica. Quindi questo è lo sforzo che è stato fatto e che abbiamo voluto fare in questa pausa richiesta dalla Presidenza della Commissione, e che rientra in qualche modo nello spirito di come si è sviluppata la discussione rispetto alla nuova legge sulla cittadinanza, uno spirito comunque di dialogo il più ampio possibile, di coinvolgimento, del confronto anche con le opposizioni che insomma anche in questa sede sono state sicuramente molto attente a un confronto nel merito e non semplicemente in una discussione politica come poteva avvenire per altri provvedimenti. Grazie. La ringrazio, onorevole Invernizzi. Grazie Presidente. L'emendamento che l'1.5 punta ovviamente a sopprimere l'articolo 1 della legge nel cui confronto noi continuiamo ad esprimere con forza la nostra contrarietà per tutta una serie di motivi, non ultima una valutazione che a nostro avviso deve essere comunque sottolineata e deve essere affrontata anche in sede di discussione. Indipendentemente dall'opinione della Presidente della Camera, secondo cui la legge che stiamo discutendo non tratta questioni di eccezionale rilevanza politica o giuridica, cosa che invece a nostro avviso non è, perché stiamo parlando dell'architrave su cui si basa la rappresentanza, anche se vogliamo giuridico e politica, della nostra comunità, appunto il concetto di cittadinanza. Sarebbe opportuno anche riflettere sul Parlamento che affronta una discussione di questo tipo. Sappiamo tutti cosa è successo nel 2013, sappiamo tutti che i rappresentanti che qui oggi legittimamente
sono deputati non possono comunque vantarsi di appartenere ad una forza politica che ha vinto le elezioni del 2013, perché vogliamo comunque ricordare che all'epoca praticamente tre partiti arrivarono a pari merito con poco più del 25% o poco meno, e che quindi si trovano oggi a dover parlare di qualcosa che non appartiene sostanzialmente ad una forza di governo che agisce sulla base di un mandato elettorale chiaro e preciso. A nostro avviso, se si vuole affrontare un qualcosa di così rilevante come il concetto di cittadinanza, e quindi come abbiamo già avuto occasione di dire, come concetto che è alla base appunto della nostra comunità, noi dobbiamo necessariamente avere un mandato popolare. A mio avviso non è vero quello che è stato detto ieri dall'onorevole Lattuca, in base alla quale la Costituzione attribuisce un'ampia discrezionalità al Parlamento, e quindi, come è stato rivendicato anche al Partito Democratico, a mio avviso in modo possiamo dirlo ovviamente in linea con quanto stabilisce Renzi, cioè con un'arroganza incredibile, e noi eserciteremo questa discrezionalità fino alla fine, perché voi oggi qua dentro non rappresentate il 50% dei cittadini italiani, avete un'amplissima maggioranza, figli ovviamente della legge elettorale, ma non siete stati eletti sulla base di un programma elettorale che prevedeva all'origine anche il concetto della modifica della legge sulla cittadinanza, e pertanto non esiste un mandato elettorale alle vostre spalle che vi legittima nell'uso di questa amplissima discrezionalità come continuate ad annunciare in ogni sede ed in ogni modo. Se volete parlare di cittadinanza, se volete far sì che da domani il concetto di cittadinanza italiana debba cambiare, non dovete far altro che fare come nel resto d'Europa, perché non dimentichiamoci che mentre il resto d'Europa va continuamente alle elezioni, lo fa per esempio la Grecia, l'ha fatto due volte in un anno, e anche qui non si riesce a capire come mai paesi che teoricamente sono in condizioni economiche peggiori rispetto alla nostra possono tranquillamente andare al voto. In Italia sembra impossibile parlare di elezioni, perché insomma stiamo adesso intercettando, come dite voi, l'onda di una ripresa che sarebbe pregiudicata dalle elezioni. Ecco, non bisogna fare altro che andare alle elezioni, dire alla gente: guardate che se ci votate, ci date la maggioranza, noi modificheremo la cittadinanza, quello che non è di nostra, perché vorrei ricordare, non appartiene